Ciao ragazzi e benvenute in questo nuovo video. Incomincio io a parlare in questa girata perché ho una domanda da farvi che ho già fatto a mia moglie da tanto tempo, ma non ricevo una risposta concreta, quindi voglio vedere se riesco a tirare fuori, estrarre da voi una risposta logica, no? Concreta, seria anche. Allora, voi fate questi swap e la maggior parte di voi, ne sono strasicuro, se non tutte, non sapete neanche il significato di swap, lei compresa, io perché gliel'ho detto io. Dai, per favore, dillo che te l'ho detto io. Sì, ma è uguale, anche se me l'hai detto te, cosa vuol... io ti ho sempre detto, swap vuol dire scambio di regali. Se vai a cercare su Wikipedia o su un dizionario, swap vuol dire baratto. Quindi scambio di cose. Va Noi bene, cosa si fa? Uno scambio gliel'ho di detto regali. Io che voglio dire baratto, ok? No, sono andato a cercare su internet, che non lo sapete. Andare a cercarlo su internet, va bene? Che vuol dire swap? Ma nulla, sai, facciamo scambio di regali, intuisco che voglia dire scambio di regali, è un discorso. Ma essere certo del significato, non lo sapete, in molti non lo sanno. Cosa fanno le ragazze? Guardano un video. Cosa vuol dire Clash of Clans? Cosa significa? È il nome di un gioco. Sì, ma vuol dire qualcosa. Ma io... Ma fammi finire, poi dopo si fa... No, dimmi cosa vuol dire. Aspetta. Dimmi. Dai, per favore, aspetta. Poi, le ragazze cosa potrebbe fanno? Potrebbe significare scontri tra clan. Le ragazze cosa fanno? Guardano il video di una youtuber. Ah, wow, bello, dai, guarda carino, aspetta. Si mettono a scrivere e digitano... Ciao, sei bravissima, hai cose... Crei cose fantasiose, facciamo uno swap? Ma certo, ma sono sicura Quindi che due tante perfette... ragazze... Aspetta, quindi due perfette estranee, e concordate con me che sono perfette estranee, si scambiano il numero di cellulare, e quella in meno, si scambiano la via di casa, di dove abitano, e si mandano dei pacchi. Lasciamo stare che... Sono ragazze, quindi non c'è niente di male, ok? Io sì, sono d'accordo con questo. Ma se vogliamo un attimo volare con la fantasia, tu ti stai mandando un pacco che non sai sostanzialmente cosa contiene. Può contenere di tutto, può contenere quello che cose col fimo, può contenere una trappola per topi, può contenere lampadine rotte, può contenere petardi, può contenere un serpente, perché è un pacco. Tu vai, sì, vabbè. Ma alle poste lo controllano, controllano tutti i pacchi, mettono là, controllano. Vabbè, comunque. Quello è Airport Security. Ma aspetta poi! La cosa ben più grave è che ti stai scambiando il tuo indirizzo con una persona che non conosci. Tu non sai se dall'altra parte c'è una ragazza sana di mente, c'è una psicopatica, c'è una che non sa chi sia. Lei quando fa gli swap, vedo che tramite WhatsApp o si scambia ovviamente gli indirizzi. Mettiamo caso che io fossi uno psicopatico e mi divertissi ad andare nel suo telefono, prenderlo, spippolarlo, andare sul suo WhatsApp, Ho capito, ma te sei... leggere gli indirizzi delle tue amiche, no? Quelle, insomma, quelle che sono, e veniva a trovare a casa, farvi dispetti, suonavi il campanello, tiravi i pomodori alle Sì, vuol dire finestre. non avere proprio un cazzo da fare nella vita, Metti insomma. Ho che sono uno così. capito, ma è inverosimile perché te sei mio Non è... marito. Ma io Io, no, io non sono e così. questa ragazza avranno accanto Che genitori. cazzo ne sai di come sono i suoi genitori? Metti che sono psicopatici? Sì, la Metti che Madonna. sono serial killer? Metti che sono trafficanti di che cazzo ne so io? Di Esagerato. organi Sì, animaleschi? animaleschi. Ma dai, ma per Non piacere. succedono Ma, queste no, cose ma scusami, te quando oggigiorno. compri online, come ti fai a mandare la roba a casa? No, Ah, quello è un discorso, è un'azienda, è è uguale. E chi un'azienda. te l'ha detto che è un'azienda? Se ne vedesse poca, se c'è la notizia da ieri, chi te lo dice che è un'azienda? Infatti ci sono molte fregature. Appunto. Quindi è uguale, è la stessa cosa. Chi ti dice che quando mai si trasferisce un account, un serial killer che mette i corpi nel freezer? Tu sei un conno te. Cioè, può essere una cosa come È un'altra. vero, è vero. Però concordi con me che due perfetti estranei che si scambiano il proprio indirizzo è brutto. Perché te, io non ti dico con Margaret. Con Margaret te sei andata a conoscerla, cioè. Hai un'amicizia Sì, ma non è questa, solo lei, con questa magari, per figliola, esempio, c'è capisci? Marta che io con lei non mi sono mai vista, eppure c'è un'amicizia. C'è un'amicizia, brava! Ma Certo! così,
secondo me è anche bello perché è anche un modo ma per ritrovarsi, giusto? Ma certo, per ma rivedersi, sono d'accordo. Anche per una mezza giornata, che se ne frega, però. Però è siamo bello. state insieme, sono d'accordo. Mia moglie è là. Quando, cioè, io parlo, lei può rispondere anche da là, no? Sì, posso rispondere! Fingiamo che sia accanto a me. Allora, nulla. Io stavo dicendo che secondo me è sbagliato che due perfette strane, due ragazze, si scambino il proprio indirizzo di casa, non conoscendosi. E stavo dicendo che un conto è un'amicizia come mia moglie ha con Margaret, dove noi ci siamo visti. Ah, io fai tigro? Noi ci siamo visti, siamo andati a cena fuori insieme, abbiamo passato due giorni bellissimi con Patrick, Patrick, con Danny e Margaret. Bella. Cioè ora, tra il lavoro e tutto, prima io e il marito di Margaret eravamo anche molto più attaccati, giocavamo insieme, ora con il lavoro è una cosa o un'altra, ovviamente i tempi sono quelli che sono, però ci siamo trovati bene fin da subito con questi ragazzi. Con Silvia, anche sta ragazza è passata a Firenze. Ha detto, guarda, io sono a Firenze, ci incontriamo, siamo andati a Firenze, hanno passato un paio d'ore insieme, anche di più, abbiamo camminato per Firenze, sono andato a comprare da Tiger tutte le cosine, è un conto. Ma anche con Daria ci siamo visti. Con Daria, anche a Roma, siamo andati, non c'è problema. Ma con quelle persone che non ti vedi, che non sai chi sono, che la mano non gliel'hai mai data, come fai a fidarti così ciecamente? Ho capito, ma te devi... È una cosa, capisci, che... Lascia fare te. Voi. Tu sei sposata, ahimè, sono io a casa. Ma le ragazzine che hanno 12 anni, che non hanno un cazzo di nessuno che le segue, perché mia figlia, se ha 12 anni, si permettesse di dare il suo indirizzo no, a una persona strana, pigli uno scappellotto che la può arrivare a letto. Ovviamente ci vuole il permesso dei genitori con le. Ma che c'hanno queste? Ma queste non c'hanno una sega. Ma ti rendi conto che è bruttissimo che queste ragazzine prendono, scambiano, senti, danno? Allora, io di ragazze minorenni, una delle ultime ragazze con cui ho fatto le swap è Saretta Sweet Creation. Lei ha, quanti mi sembra, 14 anni. L'indirizzo che mi ha dato è stato quello che ha concordato con suo padre. Va ha bene. Avuto il permesso dei genitori. E va bene, vuol certo. dire che il genitore è un tipo responsabile e dice, ascolta figlia mia, mi va bene quello che fai, ma coinvolge anche me. Certo. Voglio sapere quello che fai. È ovvio che è giustissimo. Certo. Ma tanto di cappello al padre di questa ragazzina che gli sta dietro. Ma lo sa quante ragazze ci sono che all'oscuro dei genitori prendono, danno indirizzi, pagano, comprano, spendono, fanno ris. Ma non per i soldi, eh. Non è una questione di soldi. Per se stesse. Per se stesse. Cazzo, ma anche per dove stai? Certo, ma perché non. Cosa poi non c'entra con gli swap? E lo fanno anche loro gli swap. Ma certo, li faranno anche allora, loro. Allora, a prescindere lo swap, per me è una cagata pazzesca. Ma no, ma perché... sai, senti, alla fine hai detto, beh, io swap personalmente non ne faccio più. I miei non sono più swap, sono scambi di regali con amiche ormai, non sono più swap. E questo va bene. Io ho fatto swap è bellissimo in questo. Cui mi sono impegnata come una scema, vi giuro, giorni e giorni a cercare le cose, contare per benino, impacchettare tutto, spedirlo tutta contenta. E trovarvi poi in due situazioni. Uno, ricevere un pacco indietro che contiene tre cretinate buttate dentro giusto perché, e anche volte anche riciclate. Oppure non ricevere nessun pacco indietro, perché mi è successo. Perché io non ne faccio più swap con ragazze strane? Per questo motivo qui. Ma lascia fare questo, perché questo è il minimo che una ragazza può accadere. Lo capisci che viviamo in un mondo che fa veramente schifo. Sì, ma questo discorso è relativo. Ascoltami, perché... il pericolo è dietro l'angolo. Ah, dietro ma l'angolo? Io non voglio dire che bisogna stare chiusi in un bicchiere di vetro guai. No, ma capisci anche che per una ragazza di 14 anni può essere veramente pericoloso dare il proprio indirizzo a persone che non conosce o no? Certo, ma meglio darlo. Io... Ma senti, senti a chi le danno queste ragazzine gli indirizzi? Li danno a quelli con cui chattano, a cioè tutte queste chat, Facebook, i profili finti. A loro è pericoloso darle, ma a me che sono un'altra ragazza. Ora loro non lo a me mi vedono in faccia, sanno che sono io. Ma poi un conto è dare il proprio indirizzo a... ragazze che hanno un canale vastissimo con 40 e passa video, tutte di loro, cioè hai anche una garanzia. Certo, magari. Ma dare il tuo indirizzo a un canale c'ha 5 video. Chi è sta persona?
Sì, da una parte sì, è vero, sì, bisogna stare attenti a fare queste cose. Perché io non ti dico che è pericolosissimo, esplodiamo, ci mandano la bomba a casa. Ma assolutamente Dio no. Madonna, però cazzo. Certo, un po' di accortezza ci vuole. Ci vuole, esatto. E se sono comunque ragazzine, avere anche il buon senso di dire, ma il tuo babbo lo sa, la tua mamma lo sa. Certo, però se fai questa domanda dici, Madonna che vecchio di merda che sei, perché, no. Perché te non sai che questi ragazzi, ragazzini di 13 anni, che ragazzini sono. Sì, ma come anche noi, a 14 anni si sentiva adulti. Se gli fai una domanda simile, ti dicono, accidenti, ma quanti anni c'hai? 50? Ma che tu vuoi, parlare con mio babbo? Sì. Ma perché non tu vai a letto e ti copri mocciose di merda con il latte alla bocca? Dai, non ti meravigliare, hai visto che gente c'è fuori o no? Ma certo! Ma basta andare fuori per vedere la merda che c'è, ma non, certo. Ma non tra i ragazzini, no, ma anche generale. Della nostra età, ma anche voglia. Più grandi. Ho voglia. Cioè, tornando agli swap, qui ora stiamo un po' divagando, sì, sembra un giorno si farà un vlog contenente questi discorsi, perché un a me... Un vlog? Che a me interessano questi un discorsi. Un vlog? Ah, oh, ma io, i vlog, ma cazzo. Invece ho capito, sono belli da fare. Sì, ho capito, come una mischia per strada devi metterti a no, poi filmare, non so. Manca a casa, non c'è niente. Quello non si chiama lo vlog. Sì, si chiama un vlog lo stesso. Comunque, tornando al discorso degli swap, gli swap per me sono, allora, gli swap io intendo uno scambio di doni con delle persone che non conosci, perché certo. Questo è lo swap. Lo swap è una cagata pazzesca. E vi dirò di più, visto che a me piace scatenare i miei iscritti, mi piace quando mi danno risposte anche brutte, perché questo vuol dire avere gli iscritti, no? Ricevere commenti belli e commenti brutti, like e dislike, io accetto tutto perché mi piace. Se siete d'accordo con me ragazzi, venite nel mio canale e me lo dite. Se siete d'accordo con lei, io non penso, ma sai perché? Perché secondo me queste ragazze non ci hanno mai pensato a queste cose. Dico, facciamo uno swap, wow, bello, no? Non è così. Un conto come fa te, ti scambi dei regali con Margaret, ma è bellissimo. State a 900 km di distanza. In qualche modo l'affetto ve lo state dimostrando. Vi mandate tutte le cosine carine, ma è bello così. A me piace. Io sono contento per voi che tra te e Margaret è nata questa amicizia bella. Ma un conto è fare uno swap, quindi tu investi, spendi dei soldi tuoi, che tu lavori, tu sudi quei soldi per una perfetta estranea. Senza sapere se l'altra persona estranea ha l'accortezza di dire aspetta, gli mando anch'io cose carine. Perché rispetto quest'altra ragazza. Questo rischio c'è. Brava, infatti. Quindi concordi con me che è una cagata. Sì, dipende dai punti di vista. È una cagata. E già si è addolcita. Stamattina gliel'ho detto, ma che cazzo dici? Non è una cagata. Adesso dipende dai punti di vista. Sì. Stasera, amore, avevi ragione. No, okay, mai. Andrà a finire così. Vero? Comunque, ragazzi, se siete d'accordo con me, passate dal mio canale e me lo dite. Se siete d'accordo con me, passate dal mio canale e me lo dite. Ma ditemi anche se non siete d'accordo con me. Perché lo voglio sapere. Ditemelo anche a me, perché voglio sapere. No, anch'io. Voglio sapere il vostro punto di vista. Venite da me e mi dite, guarda Sasha, sono d'accordo con insomma, te. Insomma, dovete lasciare troppi commenti, ragazzi, ragazzi. Oppure, guarda Sasha. Ragazzi! Oppure, guarda Sasha, ragazzi. Non sono d'accordo con te. Per questo motivo. Quindi, ragazzi, è tutto, no? È tutto. Finalmente dopo 4 volte abbiamo risposto io. Sì, si è sempre cancellato questo video, è un video che questo matrimonio non sa da fare. Quindi ragazzi, da Stasia è tutto. Gli tiro una bastonata. La Black Cat Clay è tutto. Bene ragazzi, se non siete ancora... Dio, mamma. Se non vi siete ancora iscritti ragazzi, iscrivetevi al mio canale e a quello di Black Cat Clay. Se siete già iscritti nessuno venite da me, viceversa, se siete già iscritti da me, andate da lei. Un bello da Sasha, pugno, ciao! Ciao! Che saluto di merda abbiamo fatto però. Sì.